Buongiorno, buon 1º maggio a tutti e benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Swissquote e Nicola Paratrading. Vi chiedo subito un feedback su audio e video, su audio e schermo, se vedete correttamente il mio grafico e sentite la mia voce. Buongiorno Francesca, buongiorno Sandro, Francesco, Luca, buongiorno a tutti, perfetto, si sente bene? Direi che possiamo partire. Buongiorno Luciano, Massimiliano, Federico, ciao Dino, ci siamo tutti, bene, bene, molto bene. Buongiorno e buona giornata di lavoro, dice Massimo. Guarda Massimo, grazie. Euro-dollaro chiede Sandro, benissimo, dopo lo facciamo. Allora, sì, oggi è una giornata particolare, ho approfittato volutamente di questa festività europea e quindi chiusura totale dei mercati europei. Sono aperti solo quelli americani, quindi sono aperte comunque le valute, le commodity, però ovviamente i volumi saranno contenuti e i movimenti anche. Quindi direi che sicuramente meno contenuti di quando è l'America chiusa e l'Europa aperta. Oggi succede il contrario, quindi sono aperti quelli che comandano i flussi americani, i mercati americani, quindi comunque qualche movimento lo vedremo sicuramente, anche se sotto media. E ho approfittato, dicevo, di questa giornata di festività barra semifestività sui mercati, proprio per organizzare questo webinar, questa videoanalisi e incentrarla su un orizzonte temporale multi-day, cioè questo rimbalzo che noi abbiamo visto sugli indici a partire dal 18-19 marzo, dove tra l'altro vi dicevo, i miei corsisti lo sanno, ci sono stati dei segnali puliti, perfetti, che rispettano le regole del mio protocollo operativo. Poi però le trade long si sono interrotte prima, già da un po' di tempo. Adesso la domanda che tutti ci facciamo è: ma questo rimbalzo continua? È finito? Siamo solo all'inizio? Siamo ormai alla fine? E io volevo rispondere oggi a questa domanda che vedo, tra l'altro, mi viene fatta anche in chat. Mi viene fatta anche in chat su appunto gli indici e su come siano arrivati oppure no al capolinea di questo rimbalzo. Voglio rispondere a questa domanda analizzando il DAX. Ho preso il DAX come riferimento europeo, potrei prendere l'Eurostoxx, che è forse il riferimento principale, però sono comunque sostanzialmente dei copia e incolla questi due indici, quindi era sufficiente uno dei due. E il Nasdaq e l'S&P 500. In particolar modo, che cosa è successo in questo rimbalzo? L'indice che più di tutti ha rimbalzato, ha recuperato la maggior parte della discesa fatta a partire dal 20-21 febbraio rispetto agli altri è stato il Nasdaq, il tecnologico americano. L'indice settoriale tecnologico americano è stato quello che ha recuperato di più. Ovviamente in questa crisi, in questo blocco totale del mondo, in questo lockdown, che ovviamente rappresenta un danno molto più economico che sanitario per i risultati, per le conseguenze che stanno arrivando e arriveranno in futuro, chiaramente le aziende tecnologiche non ci hanno praticamente rimesso, anzi, molte aziende high-tech tecnologiche addirittura ci hanno guadagnato. Non c'è assolutamente un danno sui profitti, sulle vendite per la maggior parte delle aziende tecnologiche. Quindi il Nasdaq è stato quello che è rimbalzato di più. Quindi il Nasdaq è stato quello che è ripartito prima con più forza e ovviamente è stato un po' il faro da seguire, la lepre da seguire. Quindi adesso il Nasdaq, quando finirà questo rimbalzo, sarà probabilmente allo stesso modo il primo a dare un'indicazione di fine trend. E a questo proposito vi voglio far vedere come proprio nella giornata di lunedì 27, quindi calendario alla mano,
lunedì di questa settimana, il 27 aprile, ho cominciato a notare proprio sul Nasdaq una mancanza di correlazione con gli altri mercati. Lo potete sicuramente anche apprezzare su un time frame a 15 minuti. Comunque lo si vede anche su un grafico giornaliero. Io adesso vi faccio vedere la giornata del 27 sul DAX, che era esattamente questa qua. È stata una giornata che, al di là del movimento iniziale durante la notte, la mattina presto, poi è stato un movimento di salita che ha fatto chiudere la giornata sui massimi. Così è successo anche su tutti gli altri indici europei, o perlomeno sui principali. Se andiamo in America, il 27 di aprile, quindi sempre questo lunedì, notiamo una candela molto simile anche sull'S&P 500. Quindi un movimento iniziale nella notte, nella mattinata presto, di ribasso, ma poi una salita che praticamente ha caratterizzato tutto il resto della giornata, chiudendo praticamente sui massimi. Quindi la giornata del 27 è stata caratterizzata da un movimento di questo tipo su tutti quanti gli indici mondiali, ma attenzione sul Nasdaq, sul faro, la lepre da inseguire, non è successa la stessa cosa. Ve lo faccio vedere di nuovo su un grafico giornaliero. Il 27 di aprile è stata questa giornata qua. Lo vedete già a occhio, vedete come sì, c'è la stessa ombra inferiore abbastanza pronunciata che troviamo anche sugli altri indici, ma c'è un'ombra superiore molto più pronunciata rispetto agli altri indici. Se voi addirittura guardate questa situazione grafica, per esempio sui future, la noterete in maniera ancora più accentuata. Posso andare al 27 di aprile anche con un time frame intraday, quindi con un 15 minuti. Ve lo faccio vedere subito. Il 27 di aprile era questa giornata qua. Dobbiamo tornare leggermente un po' più indietro. Mettiamo magari un grafico a 30 minuti, così si vede meglio. Eccoci qua. 27 di aprile, eccolo qua. Allora, durante il 27 di aprile, ve lo faccio vedere subito, era questa giornata qui. Lo ritrovo, eccoci qua. Nel pomeriggio, come potete vedere, questi sono sostanzialmente i massimi fatti durante la mattinata dal Nasdaq, sono stati fatti praticamente fino all'apertura del cash americano, quindi fino alle praticamente 15:30 europee, o meglio fino alle 14:30 europee, che in America esattamente un'ora prima dell'apertura. Le 14:30 sono un orario molto importante, perché manca un'ora all'apertura dei mercati americani, loro si svegliano, da loro arrivano i primi dati, le prime notizie importanti e soprattutto i primi flussi importanti sui book, i primi flussi importanti sui mercati. Quindi, più che l'apertura delle 15:30, è molto importante, vi dico anche questa cosa, guardare i mercati americani e guardare i mercati in generale alle 14:30, perché come un'ora prima dell'apertura del cash europeo, quindi non alle 9 ma alle 8, arrivano i primi dati, arrivano i primi flussi importanti sui book di negoziazione sui mercati europei, e quindi le 8 sono un orario molto importante, una sorta di preapertura prima di quella delle 9. Allo stesso modo succede in America, le 14:30 sono un'ora prima della loro apertura, un orario molto importante da guardare. Ed eccoci qua. Alle 14:30, guardate cosa ha fatto il Nasdaq, non ha fatto altro praticamente che scendere per tutta quanta la giornata, con dei minimi fatti addirittura il giorno dopo alle 6 di mattina, il giorno dopo alle 6 di notte. Se voi andate a vedere invece l'S&P 500 o addirittura il Dow Jones, adesso io metto anche qua un grafico a 30 minuti e torno indietro al 27. Eccoci qua, il 27 di aprile. Il 27 di aprile, questa giornata qua. Guardate cosa è successo. Sono stati fatti sì dei massimi importanti anche qua durante la mattinata, dalle 7:30
fino praticamente alle 14.30, uguale identico al Nasdaq, però mentre il Nasdaq dalle 14.30 è solo e continuamente, costantemente sceso, fino alle 6 della mattina del giorno dopo, guardate l'S&P 500, dalle 14.30 è sceso inizialmente, è risalito poi, ha fatto il contrario del Nasdaq, che è una situazione molto rara, che succede poche volte, soprattutto per così tanto tempo. Il S&P 500 continua a fare nuovi massimi durante il pomeriggio, fa un massimo importante in serata proprio alle 9:30, 9:45, poco prima della chiusura del cash, che vi ricordo chiude alle 10 di sera, e poi anche lui comunque torna un po' indietro. E torna indietro anche lui fino alle 6 del mattino. Ma durante un momento così importante, cioè esattamente dalle 15:30, questo minimo qua, apertura del cash americano, fino alla chiusura del cash americano, quasi fino alla chiusura, quasi fino alle 10, l'S&P 500 è solo salito, il Nasdaq è solo sceso. Questa è stata una mancanza di correlazione, di legame fra i due indici americani. Non stiamo confrontando un europeo ed un americano. Ho volutamente zoomato su 15 minuti sull'intraday, andando ad analizzare i due americani che dovrebbero essere molto più legati, soprattutto nei movimenti. Il Nasdaq quando sale fa l'1,5% e l'S&P fa più 1%. Idem il Nasdaq quando scende fa meno 1,5%, mentre l'S&P fa meno 1%. Benissimo, c'è una forza diversa. Il Nasdaq ha dei movimenti più accentuati, esagera sempre, sia al rialzo che al ribasso, ma salgono sempre insieme e scendono sempre insieme. Allora, vedere quel movimento sul Nasdaq, complici i dati, complici le trimestrali, le notizie su alcune aziende tecnologiche, mi ha comunque messo la primissima pulce nell'orecchio. Mi ha dato i primissimi segnali di dinamica di prezzo, di esaurimento di questo rimbalzo. Adesso, fatto questo discorso, andiamo a vedere sul giornaliero che cosa è successo. E qua torno su un grafico daily e vedo comunque che dal 27 di aprile comunque i mercati hanno fatto nuovi massimi. Attenzione, quando c'è un primo movimento, un primo indizio come quello che ho identificato e che vi ho fatto vedere di esaurimento del trend, il trend ovviamente non finisce subito, la costruzione è complessa e richiede un certo tempo, ok? Cosa succede di solito? Come finiscono i trend? Possono finire in due modi diversi. Solitamente un trend finisce o con una lunga lateralità, una lunga distribuzione, un lungo movimento di trading range che piano piano in distribuzione libera le posizioni rialziste e viceversa accumula posizioni short e poi alla fine, dopo una lenta lateralità, il mercato comincia a scendere, oppure al contrario, come spesso vi dico, finisce con un ultimo colpo di coda finale di salita a favore di trend, che poi viene totalmente riassorbito e quello decreta finalmente la fine del trend in atto. Guardate cosa è successo. Questa dinamica che vi ho descritto, questa seconda tipologia, modalità di fine trend, forse, e dico forse, si è verificata esattamente tra il 29 e il 30, tra ieri e l'altro ieri. Come potete vedere, il 29 è stata una candela di rottura di questi massimi che non venivano superati dal lontano 17 aprile. Stiamo parlando di 2 settimane fa. Dopo quasi 2 settimane, questo L&S&P 500 riesce a fare nuovi massimi, rompere i massimi, lo fa con una bella candela di esplosione rialzista, che tra l'altro è una delle più grosse di tutto il trend. Per trovare una candela così bella dobbiamo tornare indietro addirittura all'8 di aprile. Quindi l'ultima così bella, forse anche più bella, è stata fatta quasi un mese fa. Quindi candela di rottura, bella candela di esplosione rialzista, non particolarmente accentuata, ma potrebbe rappresentare quell'ultimo colpo di coda a favore di trend che poi viene il giorno dopo totalmente annullato e riassorbito.
Questo potrebbe rappresentare un segnale di fine di rimbalzo da parte del mercato americano. Questa situazione, ovviamente, adesso vado anche sul Nasdaq, vado anche sul DAX, per esempio, prendiamo il DAX, è successa la stessa cosa, uguale identica anche sul DAX, per avere un esempio europeo. Andiamo a vedere anche il Nasdaq, eccolo qua, rimettiamo un grafico giornaliero e è successa la stessa cosa anche sul Nasdaq. Candela di esplosione rialzista totalmente annullata. Chiaramente questa è solo un'ipotesi di inversione. L'inversione nei fatti, nel mercato, non si è ancora verificata. Restiamo sul Nasdaq. Il trend, nonostante tutto, nonostante questi segnali, questi indizi di possibile inversione del trend in atto, comunque il trend per adesso rimane assolutamente rialzista. Pensate che la prova del 9, la conferma definitiva di questa inversione, noi addirittura ce l'avremmo sul Nasdaq solo se andiamo a finire al di sotto di 8.350 punti, cioè al di sotto di questo minimo. Solo lì avremmo la conferma definitiva, la prova del 9, che questa inversione effettivamente è arrivata e il trend sarà ufficialmente diventato short ribassista, solo al di sotto di questi minimi. Quindi non c'è assolutamente ancora una conferma e ci siamo lontani. Però mi premeva segnalare come durante questa settimana io abbia notato più di una cosa, più di un indizio nella dinamica dei prezzi che mi potesse appunto rappresentare un inizio di costruzione nella dinamica dei prezzi atta a invertire il trend in corso. Scusate, vi faccio vedere ovviamente anche la stessa cosa sugli altri indici. Andiamo di nuovo sul DAX per dire che guardate anche il DAX cosa ha fatto, cioè al di là di tutta questa dinamica di prezzo che si è vista anche sul DAX come sugli altri indici, noi per adesso siamo in corrispondenza di una vecchia resistenza, oggi supporto importantissima. Cioè l'impostazione anche qua sul DAX verrebbe confermata ufficialmente e definitivamente short solo se andiamo addirittura sotto 10.200 punti. Però, ripeto, questa settimana ho visto le stesse dinamiche di prezzo, lo stesso movimento anche sul DAX, che adesso si trova in corrispondenza di un primo importantissimo supporto in area 10.800 punti. Era una vecchia resistenza che dal 14 aprile non era stata superata addirittura per 2 settimane, fino al 28 di aprile in intraday e poi definitivamente il 29 di aprile anche in multiday con una chiusura più alta. È stata rotta questa resistenza, ovviamente adesso diventa un importante supporto. Il DAX è proprio là, si trova esattamente su quel supporto e quindi voglio dire, dobbiamo vedere prima di avere conferme di inversione la rottura di vari livelli. È chiaro che, visto che ho notato queste dinamiche di prezzo, io vi faccio un esempio, no? Nei miei magari posizionamenti multiday prendo profitto. Per non saperne leggere né scrivere, magari solo con una parte di posizione. Per quanto riguarda le mie strategie in opzioni trimestrali, magari mi preparo già a allargarmi, a creare spazio, a correggere e ad avere dei guadagni a scadenza anche su valori di prezzo più bassi di questi. E ovviamente se lo faccio qua ho dei vantaggi, riesco a farlo molto più facilmente, non devo sprecare energie, soldi o snaturare troppo la mia strategia. Ovviamente se lo dovessi fare quando il mercato da qua, magari a un certo punto, arriva qua giù, farei molta più fatica, ok? Quindi quando noto queste cose io comunque vado, anche se solo parzialmente, a premunirmi, ok? Mettermi delle protezioni, delle assicurazioni. Detto questo, ovviamente, ripeto, il trend comunque in atto è ancora long. E nel multi day vediamo anche velocemente anche i livelli di S&P 500.
poi vado a rispondere molto volentieri a tutte le domande. Livelli di S&P 500, eccolo qua, che ovviamente si trovano a 2725 punti. Quindi stesso discorso per l'S&P 500, che diventerebbe ufficialmente definitivamente short solo se va al di sotto di questo minimo, 2725. Guardate una cosa, quel massimo importante del DAX, al di sopra del quale si trova il DAX adesso, o perlomeno il DAX si trova in corrispondenza di questo massimo, invece, vecchia resistenza, oggi supporto, invece l'S&P 500 è già al di sotto. Chiaramente in America sono aperti, in Europa siamo chiusi, però oggi l'America sta già rompendo questo primo supporto. È un inizio, è un altro indizio che aggiungiamo a quelli che abbiamo visto fino ad ora. Ovviamente sarebbe importante confermare la rottura di quel supporto, quindi sull'S&P 500 la rottura di area, ve lo dico subito, 2880 punti circa in chiusura di giornata, ok? E allo stesso modo sul Nasdaq sarebbe opportuno confermare, guardate quel massimo sul Nasdaq dov'è, molto più in alto, l'ha già rotto da un po', e devo dire che sul Nasdaq ho un livellino importante, 8700 punti, quindi il livello Nasdaq l'ha già rotto e probabilmente chiuderà la giornata sotto, perché il livello è quassù, addirittura 8950, ok? Siamo quasi 200 punti più in basso. Quindi sul Nasdaq, che stranamente dal punto di vista grafico ancora una volta ci dimostra essere il più debole, ed è stranissimo, e ripeto, è il primo a salire ed è il primo a scendere. Quindi massima attenzione, perché forse ci sta dando sempre più indizi di fine rimbalzo. Dicevo, il Nasdaq a questo punto, visto che è molto sotto questo livello che poteva essere un supporto, andiamo direttamente a guardare al prossimo livello da rompere al ribasso, che sono gli 8700 punti. Quindi 8700 punti di Nasdaq potrebbe essere oggi un importante supporto, e se saranno davvero deboli potrebbe addirittura romperlo. La vedo dura, la vedo dura per la giornata di oggi, mi sembra difficile, reputo più probabile magari un approdo, un arrivo a 8700, che al primo tocco potrebbe al contrario funzionare da supporto in intraday per fare un'operazione intraday addirittura long, quindi un piccolo rimbalzo intraday in questa discesa che dura da 2 giorni, da solo 2 giorni, oggi e ieri. Benissimo, io spero di essere stato chiaro su tutto questo ragionamento e rispondo subito a una domanda di Riccardo, che mi chiede del corso sul mio protocollo operativo soddisfatti o rimborsati. Allora, ovviamente potete scrivermi qua a nicolaparatrading@gmail.com. Il corso soddisfatti o rimborsati, in realtà per i posti che avevamo riservato sarebbe sold out, sarebbero finiti. Spiego brevemente per chi non lo sa che cos'è. Il mio protocollo operativo non chiude un trimestre in perdita da oltre 10 anni, e quindi ho deciso di dare questa garanzia a chi comprerà il corso sul mio protocollo operativo, ovvero se dopo 3 mesi di operatività non sei profittevole, non sei in profitto, applicando le regole del protocollo operativo in maniera rigida, le regole meccaniche, io rimborserò totalmente la spesa sostenuta. Avevo definito un numero di posti precisi, in realtà sono sold out, ne abbiamo dovuti aggiungere 4 perché le richieste avevano superato i posti disponibili. In questo momento, comunque, di quei 4, uno è già stato sicuramente occupato, già confermato, gli altri 3 sono in forse, e quindi insomma scrivetemi a nicolaparatrading@gmail.com e vi confermeremo oppure no questi extra 4 posti che sono diventati 3. Ovviamente mi potete scrivere anche per entrare a far parte del canale One Click Trading, e invece se volete seguirmi gratuitamente, questi qua sono i riferimenti, Nicola Para Trading. Bene, torniamo sui mercati, perché ci sono tante domande su tanti strumenti. Come sempre vado in ordine. Allora, e leggo tutte le domande, così vi rispondo. Buona giornata di lavoro, grazie Massimo.
Euro-dollaro, ci chiede Sandro, dopo lo vediamo. Flavio mi chiede, tutto bene? Certo, Flavio, tutto bene, grazie. Siamo sempre qua a Milano, chiusi in casa, che aspettiamo la fine del lockdown. Allora, Marco dice, gli indici possono ritracciare al rialzo anche con l'Europa chiusa. Io sono long di DAX da circa un'ora. Allora, Marco, sicuramente tu hai uno strumento come per esempio un CFD che nel tuo caso è aperto. E in realtà i mercati europei sono chiusi. Vi faccio vedere immediatamente sul sito dell'Eurex. Eccolo qua. Potete andare sul sito dell'Eurex per vedere se i mercati europei sono chiusi o aperti e andare direttamente nella sezione Trading Calendar. Così vi faccio vedere anche questa cosa qua. Se voi andate su Trading Calendar e cliccate su maggio 1, io clicco su maggio 1 che è oggi, qui a destra vi dice tutto quello che è aperto, tutto quello che è chiuso. Come puoi vedere, Eurex is closed for trading and clearing in all derivatives. Ok? Quindi tu potresti avere ovviamente un CFD o un altro strumento che invece quota e sicuramente non farà altro che replicare l'andamento dei mercati americani. Sarà una sorta di copia e incolla. Ok? Quindi sì, se il tuo strumento è aperto, si muoverà e sei long da circa un'ora, però i mercati in questo momento stanno scendendo. Io potrei andarti ad analizzare brevemente, poi vado anche sull'euro dollaro, per esempio il Nasdaq, anzi meglio l'S&P 500, visto che tu sei sul DAX. Vedi, come vedi qua è chiuso il DAX su Swissquote, perché oggi l'Europa è chiusa. Andiamo sull'S&P 500, vediamo cosa sta succedendo. Time frame piccolo, 15 minuti. C'è stato un rimbalzo nell'ultima ora che sicuramente avrà caratterizzato anche il tuo strumento su DAX, quindi sicuramente sarai in guadagno. A mio avviso, su questo livello di prezzo, l'S&P 500, visto che il trend in atto è palesemente short, in un'area compresa fra 2860 e 2865 potrebbe esaurire il rimbalzo in corso. Devo dire che ha già fatto quasi 2859, quindi ci siamo molto vicini. Se fai un'operatività di brevissimo respiro, di brevissimo periodo intraday, potresti già essere molto vicino al target. Andiamo avanti con le domande. E l'euro-dollaro non me lo dimentico. Marco dice, il famoso gap del 7 marzo del DAX, se possibile venga richiuso, ci ha provato ma si è fermato a metà, grazie. È vero Marco, c'era un gap da chiudere sul DAX, il DAX è arrivato molto vicino ma non ce l'ha fatta. Possiamo anche far vedere, a beneficio di tutti, è questo il gap di cui parla Marco, è esattamente questo. Allora, i gap, come tutti dicono, così vi faccio anche una piccola parentesi sui gap. I gap devono essere chiusi. Quando c'è un gap up, tutti vendono perché il gap deve essere chiuso. Quando c'è un gap down, al contrario, tutti comprano per lo stesso motivo. È un errore madornale. I gap sono segnali di forza nella direzione del gap stesso. Se c'è un buco al rialzo, c'è forza rialzista e il trend continuerà al rialzo. Se c'è un buco al ribasso, al contrario, c'è forza ribassista e il trend continuerà a ribasso, come è successo qua. Gap e abbiamo continuato a scendere. Gap e abbiamo continuato a scendere. Invece qui gap e abbiamo continuato a salire, eccetera, eccetera. Ok? Potrei farvi vedere mille esempi di questo tipo. Nell'immediato il gap è un segnale di forza nella direzione del gap, del buco che si è creato. Chiaramente, qua stiamo parlando di una vita fa. Stiamo parlando di 2 mesi fa, il mercato adesso sta salendo. Quindi, mentre il mercato sale e vede la vicinanza di un vecchio gap, effettivamente questo gap potrebbe essere utilizzato come target da molti operatori e quindi la chiusura del gap diventa, dopo tanto tempo, dopo che il mercato prima si è allontanato dal gap e poi ci ritorna vicino, in questo secondo momento il gap potrebbe diventare un target, perché tutti lo usano come target ed è un po' la profezia che si autoavvera. Tutti fanno la stessa cosa e quindi il mercato va là. Massima attenzione però, perché questo succede solo se il mercato è nelle mani dei piccolini, dei retail come noi,
che possiamo pure avere un conto da 1 milione di euro, ma siamo comunque piccolini, siamo comunque dei retail. Se il mercato è in mano nostra, è probabile che questo gap venga chiuso. Al contrario, se comandano gli istituzionali, perché sono nuovamente intervenuti sui mercati a liberare posizioni long, magari proprio durante questa settimana hanno cominciato a farlo, allora il gap non verrà chiuso. A questo punto, Marco, visto quello che è successo sui mercati negli ultimi giorni, è ovvio che, c'è stato un ipotetico segnale short. Questo segnale short verrebbe negato solo se torniamo qua sopra, sopra i massimi, in area 11.250, e a quel punto, se andiamo sopra i massimi, soprattutto in chiusura daily, il gap verrà immediatamente chiuso. Basterà pochissimo, ok? Potrà chiuderlo magari già in intraday, oppure potrà chiuderlo in multiday dopo che una qualsiasi giornata chiuderà sopra questo massimo, negando il segnale short e tutto il discorso che vi ho fatto in questa mezz'ora, e il gap sarà sicuramente chiuso. Per adesso, a mio avviso, le probabilità sono leggermente a favore di una non chiusura che non il contrario. Vedremo lo sviluppo nei prossimi giorni, vedremo le nuove informazioni che il mercato ci darà e aggiornerò questa analisi. Succede come molto rara, è un'esagerazione, dice Cristina, ma non ricordo rispetto a quando, rispetto a che considerazione ha fatto questo commento. Non mi ricordo quale considerazione stavo facendo. Francesco dice: su base giornaliera, secondo l'indicatore Ichimoku, l'S&P 500 si è appoggiato a 2840, linea Tenkan-Sen. E da lì sta provando a risalire, il Nasdaq invece si è appoggiato a 8.740. Non seguo l'Ichimoku, quindi ringraziamo Francesco per questa breve analisi Ichimoku, ma non è un non fa parte di quello che seguo io. Io seguo solo ed esclusivamente l'analisi di prezzo, solo ed esclusivamente l'equilibrio fra compratori e venditori, la predominanza degli uni rispetto agli altri e l'eventuale cambio di equilibrio. Come ho già detto, il mercato è ancora long. Sto semplicemente notando dei piccoli indizi di potenziale inizio di inversione. Ancora una volta, come la consideri l'analisi ciclica? Non la uso, Flavio, non uso l'analisi ciclica. Applicandola adesso agli indici, non la uso, non uso l'analisi ciclica, quindi ripeto, uso quello di cui ho appena parlato. Non mi scordo dell'euro-dollaro. E allora, ancora una volta, Sandro mi dice: bravo Nicola, analisi molto interessante, così dovrebbero essere i webinar, far capire il perché di certi movimenti. Grazie Sandro, mi fa molto piacere. Ancora una volta, ancora domande. Un livello per shortare il DAX Multiday potrebbe essere il precedente supporto 8.950. Allora, andiamo di nuovo sul Nasdaq. Poi l'analisi sull'euro-dollaro la faccio, non me la sono dimenticata. Eccolo qua. Allora, 8.950, che è proprio questo livello importante di massimi qua, che è un po' più in alto, ma 8.950 è un ottimo arrotondamento, anche perché è il massimo del 28 di aprile, quindi questo livello qua potrebbe sì essere un bellissimo livello, Federico, di supporto, di rimbalzo, scusate, da shortare. Assolutamente sì. Quindi ti confermo, se rimbalza lì si può provare uno short, chiaramente lo stop però va messo qua sopra i massimi e il target direi che se shorti 8.950 e ti stoppi a 9.000 e almeno 9.200, almeno 9.200, quindi stiamo parlando di 250 punti di stop, io direi che a quel punto devi assolutamente cercare un target a 8.500, che è un bellissimo livello. Quindi avresti 450 punti di target da 8.950 a 8.500 e uno stop loss chiaramente di 250 punti che puoi farli diventare anche 300.
Allora, andiamo avanti con le domande. Ciao Nicola, per il gold esiste un livello di riferimento supporto che come per S&P e Nasdaq determinerebbe la fine del trend rialzista? Grazie per la domanda, perché gold ed euro-dollaro li avrei comunque analizzati e quindi li tengo per la fine. Analisi sull'oro, chiede anche Alessandro, assolutamente sì. Antonio, sì, è possibile ascoltare la registrazione, la pubblicherò sui miei canali gratuiti che sono questi qua, Nicola Paratrading su YouTube, Telegram e Facebook, la pubblicherò in giornata così potrete riascoltare la registrazione. E poi Antonio chiede sempre una visione sul petrolio, benissimo, oppure sul BTP. Massimo dice: quando anche non si verifichi l'inversione prevista, il tuo discorso è stato molto istruttivo. Grazie Nicola. Benissimo Massimo, mi fa molto piacere. Anche Pat Biba dice interessante. Francesca dice sono short sul Dow Jones da 24.100, quando chiuderlo? Grazie. Allora facciamo così, rispondo a Francesca sul Dow Jones e poi vado su tutte le altre analisi richieste. In particolare ore ed euro dollaro che sono state le prime richieste, poi se riesco Antonio faccio anche petrolio e BTP come hai chiesto. Allora, benissimo, ritorniamo sulla piattaforma Swissquote, apriamo il Dow Jones perché non ce l'ho aperto. Eccolo qua. Allora, non è però momentaneamente tradabile il Dow Jones. Quindi lo togliamo per adesso dal grafico. Vado a cercarti, Francesca, uno strumento tradabile sul Dow Jones. Se lo trovo, se no vado direttamente sul gold, come chiesto. Eccolo qua, trovato Dow Jones, US 30, finestra grafico. Metto ovviamente il mio formato preferito e parto come sempre da un grafico giornaliero. Allora, Francesca dice che è short da 24.100. Allora, bravissima Francesca, perché sei in gain. Molto, molto bene. Andiamo un po' a zoomare. Allora, innanzitutto, i massimi della giornata di oggi sono a 24.188. Quindi io direi assolutamente che puoi metterti uno stop in pari, perché sei entrata praticamente poco sotto i massimi della giornata di oggi e quindi se il mercato dovesse ritornare indietro a 24.100, devi necessariamente stopparti in pari, quindi proteggi pure la posizione con uno stop a zero. Detto questo, dove può arrivare il Dow Jones? Assolutamente qua giù, in area 23.000 punti. Forse non così in basso, forse potrebbe fermarsi un pochettino prima in area 23.300 punti, però sicuramente questa è una bellissima area di target, quella nell'intorno dei 23.000 punti, con diciamo è tutta un'area importante con la parte più alta di potenziale supporto e quindi target del tuo short che si trova esattamente a 23.300 punti circa. Quindi direi che questo potrebbe essere un bellissimo target per il tuo short, 800 punti di Dow Jones che sono un'ottima trade. Se vuoi gestirla multi day e provare a lasciar correre il profitto con uno stop in pari, puoi fare in questo modo. Se invece vuoi essere molto più stretta e diciamo legata all'intraday, sicuramente sul Dow Jones come per l'S&P 500, quest'area compresa fra 23.970 e 24.000 punti è un livello di rimbalzo dal quale poi il mercato dovrebbe tornare indietro. Quindi, se dovesse arrivare qua ma non tornare indietro e superarlo, allora avresti la conferma definitiva che il trend in atto short si è invertito, se e solo se superiamo questi massimi. Non è un caso che siano posizionati in area 24.085 punti, quindi il superamento di questi massimi confermerebbe che il mercato non è più short né perlomeno in intraday, ok? Siamo molto vicini al livello che ti ho indicato prima, i massimi della giornata di oggi, quindi anche per quanto riguarda l'analisi intraday, a mio avviso dovresti
mollare l'osso e chiudere lo short solo se andiamo al di sopra di questi livelli, 24.085, tu sei a 24.100, quindi confermo ancora una volta lo stop in pari. Stop in pari a zero e visto che sei in guadagno, la mia logica è sempre quella di provare a lasciar correre le posizioni in profitto fino a farti un bel target di 800 punti. Non capita sempre, magari capita una volta su 4, per esempio, o una volta su 5, ti becchi 1, 2, 3, 4 stop in pari, ma quella volta su 4, quella volta su 5 che vai a target, ti fai 800 punti di Dow Jones e sei molto molto felice e più che compensi i vari stop in pari presi. Bene, io adesso andrei, come promesso, su oro ed euro dollaro, facendo un'analisi che parta inizialmente dal multiday. Allora, sulla piattaforma Swissquote abbiamo lo XAU USD. Massima, massima attenzione, perché l'oro è ancora long multiday, già da un po'. In particolar modo, nell'ultimo periodo è ritornato ad essere long da questi minimi, a metà marzo, quando anche gli indici hanno fatto i minimi. Per motivazioni che ho spiegato altre volte in altri webinar, che non sto a ripetere, il gold è correlato positivamente da quando è iniziata questa crisi con gli indici e non il contrario, come di solito succede. E anche lui è ripartito da metà marzo, poco dopo, da questi minimi ed è assolutamente impostato ancora long. Massima attenzione però perché negli ultimi giorni sta facendo un po' di capricci. Questo massimo in area, questo massimo fatto il 23-24 di aprile, è stato più basso del massimo precedente ed è già un primo segnale non positivo. Sta cominciando a cambiare qualcosa nell'equilibrio fra compratori e venditori. Pensavo che potesse fare una piccola discesa a pullbackare questi livelli di massimo qua, area, ripeto, sullo XAU USD, sulla piattaforma Swissquote, 1685 circa, per poi ripartire, rompere questo massimo e pure questo. Però non sta succedendo. Non sta assolutamente succedendo e ci stiamo pericolosamente avvicinando a questo minimo qua. Area 1660, livello al di sotto del quale l'oro diventa short. È ancora long? Ci sono molti indizi che ci stanno facendo preoccupare, ci sono molti indizi nella dinamica di prezzo che ci stanno facendo pensare ad un'inversione di questo long per adesso ancora confermato. La prova del 9 arriva se una giornata chiude al di sotto di questo minimo. Sulla piattaforma Swissquote area 1660 dollari. Se finiamo qua sotto, l'oro diventa short. Se all'ultimo respiro in zona Cesarini, in calcio d'angolo al 90esimo, riusciamo a tenere questo minimo, fare un bel segnale long prima di questo minimo e ripartire al rialzo, allora bruciapelo l'oro confermerebbe la tendenza rialzista multiday, ok? Non c'è niente di bello per adesso, anche la candela di oggi è rossa, piena ribassista, e quindi devo dire che le probabilità di un'inversione ribassista piano piano stanno aumentando sempre di più. Ripeto, 1660 è lo spartiacque, è il livello decisivo. Nel brevissimo periodo è assolutamente short. Se volete anche una trade, visto che negli ultimissimi giorni è short intraday, è short di brevissimo periodo, vi posso anche far vedere un'operazione intraday che farei oggi short a favore di trend. Eccoci qua. Allora, zoomiamo come sempre su un 15 minuti. Andrei a cercare uno short in area 1681, cioè esattamente al ritorno su questi minimi importanti qua. 1681, poi andrei a target sui minimi di giornata, quindi a 1670, 11 punti di 11 dollari di potenziale target e metterei anche 11 punti di stop. Quindi da 1681 mi andrei a mettere uno stop loss a
1692, quindi al di sopra di questi massimi qua, ok? Una trade con rapporto rischio-rendimento 1 a 1, possono bastare anche 10 punti, 10 dollari di stop, ma poco cambia. Una trade molto aggressiva a favore di trend, però è l'unica operazione che andrei a fare. Se volete fare una trade meno aggressiva, cosa potete fare? Anziché shortare 1681, shortate 1689. Quindi vi mettete short non su questo livello di prezzo, ma su questo qua su. 1689 sulla piattaforma Swissquote con un target che a mio avviso quel punto sarebbe non sui minimi di giornata, ma guarda un po' qui, quindi a 1600, direi 82 per stare dalla parte del sicuro. Quindi da 89 short a 82 target, 7 dollari, 7 punti di gain e potete mantenere lo stesso stop loss di prima a 1692. Quindi 3 punti, 2 o 3 punti direi, 2 o 3 dollari di stop loss a fronte di 7 dollari di potenziale target. Questa è una trade migliore perché abbiamo un rapporto rischio-rendimento di 1 a 2, 1 a 3 e ovviamente anche una trade più conservativa perché viene fatta short da un livello più alto, cioè dall'ultimissimo livello di resistenza che se superato decreterebbe l'inversione, cioè intraday a questo punto su brevissimo periodo il gold non sarebbe più short, ma diventerebbe long almeno nell'intraday. E chiaramente superare questi livelli di prezzo qua aiuterebbe anche il multiday, cioè il grafico giornaliero, a fare una bella candela long di totale recupero della discesa odierna fatta e chiusura sui massimi. Dovesse accadere poi arrivare a questi livelli, ai 1690 circa, 90 dollari in chiusura di giornata, farebbe quel segnale long su grafico giornaliero che terrebbe ancora il trend long multi-day di cui vi parlavo prima. Ok, quindi bisogna sempre ragionare in maniera diversa a seconda del time frame di analisi di riferimento. Molto bene, ci sono altre domande, dopo le leggerò, ma prima vado a rispondere volentieri alla domanda sull'euro-dollaro. Eccolo qua. Perché molto volentieri? Beh, innanzitutto perché me l'avete chiesto e quindi mi fa molto piacere rispondere alle vostre domande. E poi perché l'euro-dollaro, dopo un periodo di forte incertezza, è ritornato ad essere palesemente, fortemente long. Lo potete benissimo vedere su un grafico giornaliero in questi ultimi giorni. Ne avevo parlato anche nelle scorse puntate, negli scorsi webinar, quando vi dicevo che qua l'euro-dollaro era short. C'era una predominanza di forze ribassiste, Napoleone avanzava e non c'era nessuna speranza per i russi, ok? Stavano vincendo i ribassisti, punto e basta. Poi guardate cosa è successo. Guarda un po' in corrispondenza di questi minimi importanti. Napoleone si è fermato. Napoleone, i ribassisti hanno raggiunto quella località nella quale i suoi soldati avevano freddo, è arrivato l'inverno e i russi sono riusciti ad arrestare l'avanzata. Napoleone più giù di qui non è riuscito ad andarci. Lo ha fatto in intraday, ma ha chiuso sopra. Lo ha fatto di nuovo in intraday il giorno dopo e di parecchio, ma poi è stato fortemente respinto perché non solo ha chiuso sopra, ma addirittura molto più in alto. Ha chiuso sui massimi di giornata, recuperando più del doppio di tutta la discesa iniziale fatta. Questo qui è stato un segnale definitivo, ufficiale di ripartenza long. L'euro-dollaro da questo momento in poi, quindi dalla giornata del 24 di aprile, che è un segnale long che rispetta perfettamente le regole del mio protocollo operativo. Dalla chiusura di questa giornata long. E così è stato. Ha confermato questo long nei giorni successivi. All'inizio ha fatto più fatica, ma poi è partito con forza. L'euro-dollaro è assolutamente long. Cosa succede adesso? Adesso succede che è assolutamente ancora long, non c'è niente che faccia pensare ad un'inversione. Siamo semplicemente arrivati a un target importante. Questi massimi qua
potrebbero, ipoteticamente, dico potrebbero, far sviluppare i prezzi la stessa dinamica di prezzo che vi ho appena descritto e che si è sviluppata su questi minimi qua, esattamente qui. Attenzione però, cosa che non è assolutamente ancora accaduta. Euro-dollaro è assolutamente long, continua ad essere long fino a prova contraria. Non abbiamo nessun indizio nella dinamica dei prezzi che ci possa far pensare ad un'inversione. Siamo semplicemente arrivati per adesso a un bellissimo target long. Se supera qua, va anche più in su, arriva a 1,10 per esempio. Pardon, 1,11, scusate. 1,11 tondo tondo è il prossimo bellissimo target multi-day long sull'euro-dollaro. Quindi ripeto, al di là di questo livello di target raggiunto, assolutamente long sull'euro-dollaro, se dovessi dare una trade per la giornata, non è facile perché andiamo su 15 minuti. Non è facile perché dovrei cercare dei livelli di ingresso, ovviamente un po' più in basso, ma c'è questo livello che è molto vicino, forse troppo. Potrei magari andare a cercare un ingresso in area 1,09 e 60, non sarebbe male, però non mi darebbe un buon rapporto rischio-rendimento. Non è facile trovare una trade intraday oggi per l'euro-dollaro, perché guardate, io lo stop lo metterei sotto questo minimo. Quindi qualsiasi entrata vado a cercare potrebbe dare un rapporto rischio-rendimento non particolarmente allettante. Proverei con 1,0955, però il target sarebbe 1,0985, quindi si tratta di 30 punti di target. Ma come potete vedere, sotto questo minimo qua, i punti di target diventano da 55 se mettiamo 30 punti di stop loss, quindi uguale al target, a 25 non riusciamo ad andare sotto questo minimo. Quindi l'euro-dollaro è assolutamente long, però non riesco a trovare una trade allettante da fare con un buon rapporto rischio-rendimento almeno superiore all'1 a 1 in intraday e quindi mi astengo. Non ce l'ha detto il dottore di fare trading, se non trovo un'entrata, un'operazione con un rapporto rischio-rendimento come dico io, piuttosto faccio un'operazione in meno. Guardo altri strumenti e cerco entrate diverse su altri strumenti. L'euro-dollaro però, lo ripeto, è assolutamente long. Allora, benissimo, andiamo a leggere altre domande. Ci sono domande sul gold, va benissimo, natural gas, petrolio, eccetera. Allora, io innanzitutto vi ricordo il prossimo appuntamento con i webinar targati Swissquote per mercoledì. Quindi, prossima settimana. Mercoledì 6 alle ore 10, quindi sempre di mattina, come sempre, facciamo il prossimo webinar con Swissquote. Ve lo confermo immediatamente prima di rispondere alle altre domande, perché c'è stato un cambiamento nella programmazione. Quindi calendario alla mano, voglio essere sicuro di avervi dato correttamente l'appuntamento, ve lo confermo. Mercoledì 6 maggio alle ore 10 faremo il prossimo webinar, la prossima videoanalisi con Swissquote. Allora, abbiamo tempo per rispondere a un'ultima domanda. Chiedo scusa a tutti gli altri se non riesco a rispondere alle loro domande. Vado in ordine di richiesta e la prima domanda fatta, alla quale non ho ancora risposto, è un'analisi sul petrolio. E qui faccio una parentesi molto importante. Attenzione perché il petrolio è uno strumento che ha ovviamente una marea di sottostanti di riferimento possibili che hanno prezzi totalmente diversi e sballati fra loro. Partiamo dai future. Innanzitutto io qua sulla piattaforma Swissquote vi faccio vedere che vado a prendere questo strumento qui, che rappresenta i prezzi del future scadenza giugno. Quindi lo strumento che io vado ad aprire sulla piattaforma Swissquote
è esattamente il petrolio future scadenza giugno, cioè replica quei movimenti e quei prezzi. Perché vi dico questo? È molto importante. Il petrolio sui future ha dei prezzi molto diversi fra scadenze. Siamo in forte contango. Che cosa vuol dire contango? Le scadenze brevi, per esempio giugno, valgono meno delle scadenze più lontane. Il future di giugno vale meno di quello di luglio, che vale meno di quello di agosto, che vale meno di quello di settembre. La classica situazione tecnica che viene descritta come contango. Il rischio che succeda, quello che è già successo sul future di maggio, cioè che i prezzi possono addirittura finire al di sotto di zero, per gli stessi motivi per cui il future di maggio è finito a zero, cioè tutti quegli operatori che fanno il fisico e che quindi, se arrivano a scadenza di future, vedranno ricevere la consegna dei barili di petrolio sulla scadenza di maggio, non li hanno assolutamente voluti perché il mondo è fermo, perché c'è un lockdown totale, perché la domanda di petrolio è a zero, perché hanno costi di magazzino e di stoccaggio importanti e non hanno più spazio per i barili di petrolio perché non lo stanno vendendo. Perché ci sono costi di trasporto e costi di trasferimento da cisterne più grandi a più piccole. Quindi, per lo stesso motivo, sul future di giugno potrebbe succedere la stessa cosa che è avvenuta su quello di maggio, cioè andare sotto zero. Forse non accadrà perché il mondo, un pochettino più che l'Italia, sta ripartendo. Tanti paesi hanno riaperto, sono ripartiti con varie attività. Insomma, la vita sta tornando nel mondo alla normalità, tra virgolette. Quindi questa riapertura graduale del mondo, quando mancano ancora 3 settimane circa alla scadenza del future giugno del petrolio, potrebbe effettivamente far ripartire la domanda e quindi potrebbe perlomeno non accadere di nuovo quello che è successo sul future di maggio. Detto questo, voi magari tradate i CFD, voi magari tradate gli ETF. Voi magari tradate gli ETC, sono strumenti costruiti in un certo modo dal vostro emittente, dovete leggervi il prospetto informativo per capire come sono costruiti, perché possono replicare uno dei future, possono replicare una media fra tre future, possono avere, sicuramente ce l'hanno, una piccola quantità di decurtazione giornaliera che viene sottratta dal prezzo del vostro ETF e che rappresenta il guadagno dell'emittente. Quindi è molto importante considerare questi aspetti. Detto questo, analizziamo il petrolio. Eccoci qua. Questo è, ripeto, rappresenta più o meno il future scadenza giugno. C'è stata una bella costruzione. C'è stata una bella costruzione con questo minimo più alto di questo minimo e questo massimo più alto di questo massimo. Quindi massima attenzione perché sul future giugno sembrerebbe effettivamente anche nella dinamica dei prezzi esserci una costruzione di ripartenza e una costruzione nella dinamica dei prezzi che potrebbe rappresentare per il petrolio un inizio di un trend multi-day long. Quindi finalmente il petrolio potrebbe piano piano ripartire al rialzo. Direi che la conferma è praticamente già arrivata nella giornata di ieri. Aspettiamo un'ultima definitiva conferma per la giornata di oggi, cioè guardate cosa sta succedendo sul grafico giornaliero. Questa qui sarebbe sul petrolio una brutta candela short se dovesse chiudere così. Vorrei che recuperasse i prezzi di apertura, quindi almeno area 19 dollari, per dire che non è un segnale short e possiamo tornare alla prima ipotesi, cioè con il superamento di questi massimi qua, un'effettiva conferma di ripartenza rialzista per il petrolio. Quindi sono assolutamente sul petrolio più long che short in questo momento, cercherei dei livelli di ribasso. Attenzione, nei prossimi giorni possiamo anche andare più in giù, possiamo anche andare per esempio sulla piattaforma Swissquote in area 16 dollari e 60 e potrebbe essere un bellissimo movimento di pullback da comprare per poi andare ad attaccare, fare un minimo e andare ad attaccare nuovi massimi.
e superare addirittura anche i 20 dollari. È uno strumento molto volatile. Dovete utilizzare una size molto piccola e molto più piccola di quella che utilizzate sugli altri strumenti, però effettivamente devo dire che se dovessi scegliere sul petrolio andrei long. Vi ripeto, c'è un bellissimo livello di pullback in area 16,60 con un target che andrebbe sicuramente a 20 dollari, anche più in alto, e uno stop multi-day che purtroppo deve essere messo necessariamente sotto questi minimi, o se volete usare uno stop molto stretto magari vi mettete semplicemente in area 15 dollari e avete un rapporto rischio rendimento molto molto migliore. Però ripeto, questi prezzi sono molto lontani fra loro perché il petrolio è molto molto volatile ed è il motivo per cui dovete utilizzare delle size piccole. Direi che è tutto, abbiamo fatto anche un'analisi sul petrolio. Io vi auguro un buon primo maggio, una buona giornata, un buon trading se volete operare sugli strumenti che oggi sono aperti. Vi do appuntamento a mercoledì 6 alle ore 10 per la prossima video analisi con Swissquote. La troverete come sempre condivisa il link di registrazione sui miei canali gratuiti. Detto questo, di nuovo buona giornata a tutti da Nicola Paratrading e da Swissquote.